Allora, possiamo cominciare. Prima di cominciare, Preside, qualche parola da parte mia. Conosciamo già tutti il relatore di questa sera, di solito lo incontriamo in veste di dirigente scolastico, in quest'ultimo periodo solitamente su Meet nei collegi docenti, dirigente che per la sua formazione umanistica e l'attenzione alla cultura invita noi docenti a coltivare i valori della classicità, di cui per esempio è espressione la nuova biblioteca scolastica da lui realizzata, e promuove una serie di iniziative come la celebrazione del settimo centenario della morte di Dante, che ci vede ancora impegnati e coinvolti. Oggi, nell'ambito del corso sull'Unione Europea a scuola, in collaborazione con la cattedra di Gemonet, rappresentata dalla professoressa Villani, che vedo qui presente, il nostro dirigente, il professor Michelangelo Filannino, si soffermerà sulle politiche scolastiche in Europa. Preside, a lei la parola. Grazie professoressa Lanotte. Abbiamo circa 2 ore di tempo, quindi dividerò questa sessione in due momenti. A un certo punto ci interrompiamo, ci andiamo a prendere il caffè e poi riprendiamo. La prima parte sarà più di carattere astratto, teorico, la seconda parte invece sarà più di carattere concreto perché mi riprometto di presentare le esperienze concrete che ho avuto anche con molti colleghi nei progetti scolastici europei. E questo ovviamente lo farò con un occhio particolare ai docenti del Liceo Nuzzi, e quindi è un discorso che è un po' più legato alla contingenza del Liceo Troia, alla contingenza del Liceo Troia, perché in questa scuola, come vedremo, sono pronti 2 partenariati europei che però sono attualmente bloccati per via della pandemia. Quindi, nella prima parte della presentazione, discuteremo un po' dei criteri generali che presiedono la politica scolastica in campo europeo. E in questo senso, sentitevi liberi di interrompere per un qualunque chiarimento o per un'opinione o per come dire, anche un contraddittorio, perché noi andiamo a presentare adesso un po' lo sfondo su cui noi operiamo oggi in una scuola italiana e dunque in una scuola europea. Vediamo se parte per bene la presentazione. Dunque, primo punto, i trattati istitutivi dell'Unione Europea lasciano, sul modello, appunto, seguendo un modello federativo, lasciano ampia libertà ai singoli stati. Quindi, i trattati istitutivi dell'Unione Europea stabiliscono che ogni stato mantenga competenze esclusive nell'organizzazione dei sistemi di istruzione, nell'organizzazione dei sistemi di formazione professionale e, attenzione, nella scelta dei contenuti dei sistemi di formazione e di istruzione. Quindi l'Unione Europea non prevede di intervenire direttamente sui contenuti dei programmi scolastici, ma lascia la più ampia autonomia ai singoli stati. Ora, qual è però l'azione che svolge l'Unione Europea? Svolge un'azione di stimolo, promozione, miglioramento dei sistemi di istruzione dei Paesi membri. Per fare questo usa il metodo del coordinamento aperto. In che cosa consiste questo metodo? Nella identificazione di obiettivi da parte del Consiglio, nella identificazione di strumenti di misura definiti congiuntamente e nell'analisi comparativa dei risultati e nello scambio delle migliori pratiche. Quindi l'Unione Europea, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli stati, dà però delle indicazioni di orientamento. E l'European Policy Cooperation Framework del 2020 ha definito
dei valori di riferimento, dei benchmark, degli obiettivi per le scuole europee. E quindi vediamo quali sono i parametri di confronto a livello europeo. Li leggerò uno per uno perché sono abbastanza dettagliati. Almeno il 95% dei bambini dovrebbe frequentare la scuola materna, meno del 15% dei quindicenni dovrebbe avere risultati insufficienti in literacy, matematica, letteratura, literacy più che altro, matematica e scienze, meno del 10% dei giovani dai 18 ai 24 anni dovrebbe abbandonare gli studi o la formazione, almeno il 40% delle persone comprese in età fra i 30 e i 40 anni dovrebbe aver completato un percorso di istruzione superiore, almeno il 15% degli adulti dovrebbe partecipare all'apprendimento permanente, almeno il 20% dei laureati e il 6% dei cittadini fra i 18 e i 34 anni con qualifica professionale iniziale dovrebbe aver trascorso una parte degli anni di formazione all'estero, e almeno l'82% dei giovani fra i 20 e i 34 anni dotati di diploma di maturità dovrebbe trovare lavoro entro 1-3 anni. Il grafico che vedete ora spiega qual è la situazione italiana, e questo grafico io vi invito a guardarlo, a soffermarci un po' con calma su questo grafico, che si legge nel seguente modo. La zona in azzurro centrale indica la posizione dell'Italia, la linea tratteggiata celeste indica la media europea dei 27 paesi, la linea esterna blu indica gli obiettivi fissati, quindi i benchmark che abbiamo visto prima, e il disegno di fondo rappresenta, per così dire, il 100% possibile, insomma. Allora, cominciamo a guardare dal punto migliore, cioè dal punto in basso, dove dice Early Childhood Education and Care, cioè questo 95% di bambini che devono frequentare la scuola materna. Vediamo che l'Italia è addirittura al di là, meglio, è in una posizione migliore rispetto al benchmark europeo. E questo è un dato percentuale, e quindi si basa su una realtà che noi conosciamo molto bene, cioè sul fatto che comunque il numero assoluto dei bambini di quella fascia d'età in Italia non è in espansione, non è molto alto. Comunque questo è l'unico dato rispetto al quale l'Italia è in una posizione pienamente aderente agli obiettivi europei. Se andiamo in senso orario, troviamo underachievement in reading, quindi le difficoltà nella lettura, e l'Italia, diciamo che è appena al di sotto, come vedremo, degli standard europei. Underachievement in maths, anche qui siamo leggermente al di sotto, anche underachievement in science, siamo leggermente più in basso. Nella parte superiore del grafico, Early Leavers from Education and Training, qui l'abbandono scolastico in Italia rispetto ai parametri europei è drammaticamente più grave. Ma questo è niente rispetto agli altri tre parametri successivi, che sono l'ottenimento di un'educazione terziaria, quindi gli studi universitari, il grado di impiego dei laureati, degli studenti laureati da pochi anni, anche qui siamo lontanissimi, e siamo lontanissimi dagli standard richiesti se parliamo di adult participation in learning, quindi la partecipazione degli adulti ad attività di carattere
formativo. E questo è un dato drammatico, soprattutto se pensiamo che negli ultimi anni il bisogno di reimpiego e quindi di reinserimento nel mercato del lavoro è stato drammaticamente urgente. Ora io vi invito a osservare attentamente questo grafico, perché diciamo dovremmo esaminare un po' la situazione delle nostre scuole su questo sfondo. Però parlare di confronti statistici con 27 paesi europei, di cui alcuni sono molto piccoli, alcuni sono, come dire, con pochi milioni di abitanti, è complicato. Allora ho preferito fare un confronto con la Francia, con un paese che per dimensioni, prestigio, forza e popolazione si avvicina molto all'Italia. Ed è insomma un paragone probante. Giovani che abbandonano precocemente gli studi e la formazione. Si vede bene la schermata? È chiara? Sì. Allora, giovani che abbandonano precocemente gli studi e la formazione. Giovani che oggi hanno, che nel 2019 avevano un'età compresa fra i 18 e i 24 anni. Vediamo che l'Italia è passata dal 19% al 13%, quindi ha fatto dei progressi, è comunque al di sopra della media europea ed è nettamente al di sopra della media francese. Dal 13,5 dell'Italia si passa all'8,5 della Francia. Giovani che conseguono un diploma di istruzione terziaria, quindi che si laureano, Italia 27,6, media europea il 40%, media della Francia il 47%. Questo è un dato su cui soprattutto chi insegna nei licei deve riflettere seriamente, ovviamente dovrebbe riflettere ancora di più chi lavora nell'università, perché se poi questo dato noi lo confrontiamo con gli scenari internazionali con i quali già ci andiamo confrontando, laddove la Cina e l'India sfornano ogni anno milioni di laureati, centinaia di migliaia di ingegneri, ecco, questo è un dato sul quale bisognerebbe riflettere abbastanza con forza. Educazione della prima infanzia, vediamo che l'Italia dal 2009 al 2019 ha perso terreno, è però appena al di sopra, come abbiamo visto, della media europea, mentre in Francia l'educazione della prima infanzia è al 100%. Voi sapete che in Francia ci sono molte politiche per aiutare le giovani coppie, gli asili di condominio, ci sono tante iniziative, ma in Francia sono al 100%. Ora, in Italia siamo al 94%, in un paese in cui i bambini che nascono sono sempre più esigui di numero. Percentuale di quindicenni con risultati insufficienti in lettura, matematica e scienze, vediamo che il dato è leggermente superiore alla media europea, leggermente superiore alla media francese, con una particolare accentuazione nell'insegnamento scientifico. Cioè i risultati in scienze sono di un 5% più bassi che in Francia e sono ancora al di sopra della media europea. Nell'Unione Europea oggi si parla molto di STEM, quindi Science, Technology e Maths, come materie di punta per l'apprendimento, e questo sicuramente è un fatto molto importante, ma questi dati ci inducono a riflettere su questi ritardi che sono presenti. Il tasso di occupazione dei neodiplomati è drammaticamente basso, quindi significa che in Italia il mercato del lavoro è un mercato del lavoro a sempre minore qualificazione culturale, perché noi abbiamo un 58,7%, quindi addirittura un calo del tasso di occupazione dei neodiplomati, ma siamo lontanissimi dalla media europea e dalla media francese. La partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente
hai quel lifelong learning che è la base della cultura, cioè della programmazione in campo scolastico in Europa. Gli adulti, noi siamo all'8%, in Francia sono al 19,5%, quindi significa che le operazioni di riqualificazione della manodopera in generale dei lavoratori in Italia sono a livelli molto molto bassi. La mobilità ai fini dell'apprendimento in Italia è al 4,8%, ed è sicuramente a un buon livello, e laureati che hanno ottenuto crediti all'estero siamo all'8,9, ma siamo più indietro rispetto alla Francia e alla media europea. Ci sono anche altri indicatori che vanno presi in considerazione scusate, mi stanno chiedendo di entrare nella... Ora, in questa tabella noi vediamo altri dati nel rispetto agli investimenti nell'istruzione, vediamo che c'è un 1% in meno della Francia, e siamo al di sotto della media europea, e quindi le politiche di taglio alle spese dell'istruzione a cui tutti abbiamo assistito hanno fatto, hanno una loro evidenza. E un dato che va guardato con attenzione è anche quello che riguarda i giovani che abbandonano precocemente gli studi, perché noi vediamo che c'è una fortissima differenza fra i nati in Italia e i nati all'estero. Cioè, se l'11% dei ragazzi italiani abbandonano precocemente gli studi, la percentuale degli stranieri, dei giovani stranieri che vivono in Italia e che abbandona gli studi è il triplo. Questo indica un carattere particolare del fenomeno migratorio in Italia e ovviamente la generazione di fasce di precarietà sociale molto molto forti. In Francia la situazione, che non è facile indubbiamente, è sicuramente migliore, siamo al 7,8% di abbandoni, gli stranieri sono il 13,4%, certo sono anche lì molto di più dei nativi, ma questo denota una carenza nella accoglienza non dei clandestini, quelli che chiamiamo clandestini, ma una scarsa qualità dell'accoglienza anche per i giovani che vivono in Italia in famiglie oramai inserite nel nostro tessuto sociale. Il tasso di occupazione dei neodiplomati in relazione al livello di istruzione raggiunto in Italia è drammaticamente più basso che in Europa e in Francia, e questo denota un calo della qualificazione dei lavoratori in generale in Italia, nel nostro paese. Ora, questi dati che abbiamo visto sono, diciamo, hanno un forte significato e ci dovrebbero indurre ad una riflessione sul nostro sistema scolastico. Altre sollecitazioni dall'Europa ci vengono sul piano più teorico, e quindi con dei contributi e degli stimoli che noi possiamo recepire in sede di programmazione. Cioè, tutte le scuole hanno il piano triennale dell'offerta formativa, e quello che noi vedremo adesso nella elaborazione che viene fatta a livello europeo sicuramente dovrebbe portarci a rivedere e a vedere in trasparenza i nostri piani dell'offerta formativa rispetto a determinate categorie che adesso esamineremo. L'Unione Europea ha elaborato un quadro europeo delle competenze ed una raccomandazione relativa alle competenze chiave, che è stata rielaborata nel 2018, quindi è recentissima. Queste raccomandazioni vengono fatte nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il cosiddetto lifelong learning, che come abbiamo visto prima in Italia è sostanzialmente molto molto debole,
ma che in Europa è considerato fondamentale, nel senso che viene dato come un presupposto ineludibile il fatto che nella società in cui viviamo è necessario avere momenti plurimi di ritorno nel mondo della formazione e dell'istruzione, quindi che la formazione dura per tutta la vita, non si ferma all'età dell'obbligo scolastico o al diploma, ma a questo punto neanche alla laurea. L'Unione Europea ci permette anche di rivedere con chiarezza alcuni concetti fondamentali in campo pedagogico e scolastico, cioè di cercare una definizione chiara che sia condivisa, condivisibile e negoziabile su alcuni concetti di base. Che cos'è l'educazione secondo l'Unione Europea, diciamo così? È una combinazione di insegnamento, apprendimento e trasmissione dei valori socioculturali. E qui che cosa sia l'insegnamento lo vedremo, che cos'è l'apprendimento lo possiamo immaginare, ma è importante capire che qui noi parliamo di trasmissione dei valori socioculturali e quindi quali sono i valori socioculturali da mettere alla base dell'educazione. I testi appunto prodotti dall'Unione Europea mettono l'accento sui valori ispirativi dei trattati dell'Unione Europea, ma su questo noi dovremmo interrogarci chiaramente e esplicitamente nei nostri piani dell'offerta formativa. Giusto per semplificare, voi avete visto che cosa è successo l'altro ieri alla von der Leyen. Sicuramente un discorso sulla dimensione europea e su che cosa significa l'Europa nel mondo, questo va fatto, e quindi quando parliamo di trasmissione dei valori socioculturali noi dobbiamo capire bene che i principali valori che devono ispirare l'Unione Europea sono i valori della libertà e della democrazia. Questo è il valore fondativo dell'Unione Europea e diciamo, per farla breve, se non si ha una consapevolezza chiara nella scuola del fatto che l'Unione Europea è comunque l'istituzione che fa sì che dal 1945 noi non conosciamo più guerre, se non si hanno chiare e condivisi alcuni punti di vista, il discorso si fa abbastanza complicato. In ogni caso, l'Unione Europea pone alla base dell'educazione non solo dei valori cognitivi, ma dei valori etici che ovviamente vanno ridefiniti e devono essere resi espliciti dalle scuole nei piani dell'offerta formativa. Cioè non si può, diciamo così, più parlare, se mai questo è stato possibile, di insegnamento solo in un ambito tecnico-cognitivo, ma bisogna ragionare molto bene sui valori fondanti a cui noi vogliamo fare riferimento. La conoscenza è definita dall'Unione Europea con questo triangolo: ricerca, educazione, innovazione, quindi c'è un orientamento della conoscenza verso la ricerca e verso l'innovazione. E questo è un punto molto importante perché significa che non c'è una visione della conoscenza come conservazione, come solo tradizione, come storicismo rivolto al passato, ma come una proiezione verso il presente, ma soprattutto verso il futuro. E la ricerca e l'educazione è finalizzata alla innovazione, al cambiamento, al rinnovamento. L'Unione Europea ci fornisce una chiara definizione del rapporto fra sapere teorico e sapere pratico, che è centrato sul concetto di competenze. Questo soprattutto nei licei e soprattutto in Italia è sicuramente un fatto molto importante, perché tutti noi sappiamo che la nostra visione della scuola e della cultura in generale
è proprio storicamente caratterizzata da una separazione fra sapere teorico e sapere pratico e in generale da una considerazione elitaria e molto spesso non realistica del lavoro manuale. Quindi l'Unione Europea fa bene, trovo che sia estremamente positivo il fatto che abbiano unificato sapere teorico e sapere pratico, centrando questa unificazione sul concetto di competenze. Poi ci danno una definizione chiara della competenza, cioè la competenza come un insieme di conoscenze, di abilità e di atteggiamenti. E potete leggere che queste definizioni sono fatte con estrema chiarezza e con estremo rigore. Quindi le conoscenze sono principalmente informazioni, l'abilità e la capacità di applicare la conoscenza in modo pratico per risolvere problemi, e poi c'è questo termine che nella traduzione italiana atteggiamento è un po' riduttivo, in inglese potrebbe essere attitude, in italiano atteggiamento è una cosa un po' una parola un po' formalistica, ma l'atteggiamento indica il saper essere e qui viene definito come il motivatore della performance, ciò che dà continuità alla performance di una singola persona. Quindi il saper assumere un ruolo, il saper assumere in maniera continuativa e costruire in maniera continuativa il proprio essere, il proprio ruolo, la propria funzione, la propria dimensione. Quindi le competenze sono un insieme di conoscenze, atteggiamenti e abilità. Ma quali sono le competenze che l'Europa chiede? Sono 8 e sono state ridefinite, la prima è stata modificata nel 2018. Queste 8 competenze dovrebbero servirci come punto di riferimento per i nostri programmi scolastici, i nostri curriculum e la nostra prospettiva didattica e pedagogica. La prima competenza che viene definita è la competenza alfabetica funzionale, che sostituisce la competenza linguistica che era stata indicata in precedenza. È stata trasformata in competenza alfabetica funzionale, cioè saper scrivere, leggere, parlare ed ascoltare, ma partendo dalla propria lingua madre, quindi in una prospettiva già multiculturale, a cui si affianca la competenza multilinguistica, cioè viene dato per scontato che un cittadino europeo debba conoscere almeno 2 lingue straniere. Questo era l'obiettivo della strategia di Lisbona. Non vorrei che qualcuno di voi fosse preso da fenomeni di depressione, ma diciamo il dato è questo. Cioè, in Europa si presuppone che ognuno conosca 2 lingue straniere oltre la propria, e ovviamente su questo terreno noi italiani siamo nettamente svantaggiati rispetto ad esempio a dei cittadini del Belgio o di altri, o dell'Olanda o di altri paesi, e siamo, diciamo, scontiamo una certa difficoltà, e quindi dobbiamo progredire molto in questa direzione. La terza competenza, le competenze matematica e competenze di base in tecnologia e scienze, a cui viene data una centralità che non ha adeguato riflesso nei nostri curriculum, perché in generale diciamo queste materie non hanno un grandissimo peso nel monte ore settimanale, sicuramente non ne hanno in proporzione alle aspettative. Quarto punto, la competenza digitale, che come vedremo è stata definita in maniera molto dettagliata e che presenta già delle richieste molto avanzate.
ancora la competenza personale, sociale, la capacità di imparare ad imparare nella prospettiva del lifelong learning, la competenza sociale e civica in materia di cittadinanza, e questo è il motivo, quello che è stato recepito di recente con l'educazione alla cittadinanza. E qui poi troviamo al settimo punto la competenza imprenditoriale, l'entrepreneurship, che a livello europeo è considerata una necessità impellente, cioè la capacità da parte di ognuno di intraprendere iniziative, ovviamente non solo di carattere economico, ma in generale di saper costruire il proprio progetto esistenziale nella società, utilizzando tutti gli strumenti che la società mette a disposizione. Alla fine, competenze in materia di consapevolezza ed espressioni culturali è lì dove confluisce gran parte di quella che noi chiamiamo la nostra cultura umanistica. Quindi la consapevolezza della tradizione culturale, ma vedete, si accentua molto la capacità di dare espressione ai contenuti culturali, che significa avere la capacità di creare qualcosa a partire dal proprio patrimonio culturale. E questo coinvolge la qualità delle proprie competenze digitali, nel senso che ormai a livello europeo viene dato per scontato che si debba esprimere i propri contenuti, le proprie idee, in una forma competente anche dal punto di vista della digitalizzazione, dell'espressione attraverso gli strumenti digitali. Dunque, 8 competenze chiave per l'apprendimento che l'Unione Europea raccomanda ai singoli sistemi scolastici se si vuole dare efficacia al proprio curriculum. Ovviamente ognuno di noi, a secondo della scuola in cui si trova ad operare, può fare una autovalutazione, una valutazione di quanto il nostro curriculum e la nostra pratica scolastica risponde a queste esigenze e in che misura noi poi possiamo intraprendere delle iniziative per allinearci maggiormente a questi scenari, che sono gli scenari sui quali si trovano ad operare i nostri ragazzi. Nel 2016 è stata elaborata un nuovo framework per le competenze digitali e viene messa in evidenza già in maniera molto chiara la necessità di saper operare criticamente con gli strumenti digitali. E quindi anche su questo terreno noi dobbiamo sicuramente recuperare un certo gap, perché indubbiamente sia fra gli insegnanti sia fra gli studenti larga parte delle competenze digitali sono competenze digitali, per così dire, dilettantesche, cioè oppure apprese in maniera piuttosto autonoma, piuttosto non strutturata. Ecco, invece questo DigiComp tende a dare proprio uno spessore piuttosto rilevante alle competenze digitali. Ora, i documenti dell'Unione Europea ci danno 2 indicazioni di lavoro molto chiare. Una per gli insegnanti è l'indicazione che non esiste un insegnante pienamente formato all'inizio della carriera e gli insegnanti hanno bisogno ciclicamente di rinnovare i metodi e i contenuti dell'insegnamento. Un'altra cosa fondamentale è per i dirigenti che è necessario far diminuire gli aspetti burocratici del lavoro del dirigente e potenziare la leadership culturale e didattica. Perché voglio sottolineare questi 2 principi? Perché quelle che per noi possono sembrare delle cose utopistiche, quasi
astratte, in realtà sono viste con molta chiarezza nello scenario europeo. Sono viste, è visto come un fatto assolutamente scontato che lo Stato debba sostenere fortemente l'aggiornamento dei docenti e debba mettere in condizione le scuole di non diventare un luogo di burocrazia. E questa è un'indicazione che io trovo davvero preziosa. Ora, spero di essere stato chiaro fin qui. Se qualcuno vuole intervenire su questa prima parte, poi passiamo a parlare dell'Erasmus. Credo che siano dati abbastanza chiari. Preside, complimenti per questa introduzione sul rapporto tra Europa e politiche scolastiche. Io intervengo adesso perché non so se poi riuscirò a intervenire, seguirò comunque, perché ci sono parecchie, col digitale questo si complica, ci sono parecchie riunioni online contemporanee e quindi sono coinvolta anche in una votazione online in un organismo. Se ci fosse Troisi, direbbe, prima diceva voi a scrivere i libri siete tanti, io a leggere sono uno, adesso direbbe voi a fare conferenze siete tanti, io uno sono e quindi non posso. Prego. Sì, io veramente apprezzo tantissimo non solo l'iniziativa che ha lanciato con questo corso, la disponibilità, e spero sia un inizio anche per lavorare, perché lei ha ragione a dire che anche l'università deve riflettere su questi temi e devo dire che spesso non lo si fa, anche perché chi si occupa poi di ricerca e didattica, di formazione, di apprendimento all'università non sono in tanti e lo si può fare soltanto insieme, stringendo una collaborazione molto stretta con le scuole, con i docenti, con i colleghi che operano in mille direzioni, e spero che questa sia veramente solo un'occasione per avviare un lavoro. Quello che mi preme dire è che è chiaro che lei ha parlato dell'Unione Europea, adesso tante novità cominciano a venire fuori, stimolate dall'Agenda 2030 dell'ONU, e anche l'OECD ha cominciato a lavorare per Learning Compass, lo chiamano loro. Ci sono quindi tante novità che vanno nella direzione poi dell'educazione alla sostenibilità, alla cittadinanza, e tante volte potremmo tutti insieme cercare di lavorare meglio proprio a formulare o quelle ore di educazione alla cittadinanza che ci vedono tanto coinvolti anche in discipline diverse, o comunque a pensare come tradurre in pratica queste sollecitazioni che vengono dal livello europeo. E devo dire che alcune sono molto positive, altre dovremmo assumerle criticamente, perché poi noi in Italia abbiamo una tradizione, un tipo di scuola che è diversa da quella dal modello anglosassone e da altre tradizioni che hanno sposato da subito il modello delle competenze. E la cosa che vorrei dire è che adesso nella tradizione anglosassone, anche in Inghilterra, si cerca di moderare l'approccio alle competenze trasversali, dando più valore alle singole discipline e alle conoscenze, alle competenze che si maturano dentro le discipline stesse. Quindi ci sarebbe un lavoro veramente molto interessante da poter fare insieme. Io, appunto, oltre a fare i complimenti su questo, spero che poi magari un giorno ci ritroveremo anche a progettare insieme su come andare avanti, perché purtroppo la pandemia ha anche bloccato una rete di scuole che avevamo cominciato ad avviare, la rete Rivitalizzare le Discipline Umanistiche, di cui è capofila la Michelangelo, ma che ovviamente è stata bloccata dalla pandemia. Comunque da parte mia, da parte dell'università, della cattedra didattica della storia, c'è grande disponibilità, anche perché nel dipartimento dove lavoro io ci sono altre didattiche disciplinari, e con gli altri colleghi per il PF24 poi siamo
tutti insieme coinvolti anche con le didattiche delle discipline scientifiche. Quindi mi auguro sia veramente solo un primo passo. Ci tenevo a dire questa cosa. Grazie assai. Io la ringrazio, ma io spero che possiamo collaborare liberamente in futuro, assolutamente da parte, penso di interpretare proprio il sentimento di tutto il liceo Carlo Troia, dicendo che c'è la massima disponibilità. Nel pregarvi di spegnere i microfoni, volevo aggiungere, giusto come corollario di quello che stavamo dicendo, che nel quadro delle 8 competenze di cui abbiamo parlato prima, del quadro del 2018, c'è una nota, quando si parla della competenza multilinguistica, e nella noterella a fondo pagina c'è scritto che anche lo studio delle lingue classiche può dare un contributo alla formazione della competenza multilinguistica, cioè il latino e il greco, che nel liceo classico sono la materia centrale, viste dal punto di vista di questo quadro delle competenze, diventano una nota a piedi pagina in cui si dice che forse, volendo, proprio se si vuole, le lingue classiche possono contribuire alla creazione, alla formazione, allo sviluppo della competenza multilinguistica. Questo ovviamente in un liceo classico non può che essere oggetto di una discussione. Però il discorso che faceva la professoressa Villani sul fatto che le competenze siano un trucco, è un trucco, nel senso che si fa passare come la cosa più semplice di questo mondo la cosa che invece è più complessa, nel senso che per costruire una competenza prima bisogna avere le conoscenze. Questo però va detto che nelle indicazioni nazionali del Ministero della Pubblica Istruzione questo è detto esplicitamente, quindi sono cose che in Italia sono state già valutate con attenzione. La competenza è un grado di complessità superiore, non è una scorciatoia. La competenza è difficile da sviluppare, è molto più facile sviluppare conoscenze mnemoniche che non competenze, ma questo ci deve indurre a capire, è quello che mostrerò sui progetti Erasmus, forse ci aiuterà in questo senso, questo ci deve aiutare a capire che fra la nostra scuola e in generale tutte le scuole europee, la professoressa ha fatto riferimento al modello anglosassone, che non è uno dei più convincenti, ma la differenza principale è che le altre scuole europee hanno un più forte orientamento sul presente. Cioè, vorrei fare qualche esempio pratico. In Germania non si studiano i filosofi tedeschi. Quando io ho parlato con una preside di un prestigioso liceo inglese e gli ho detto che nelle nostre scuole noi studiamo Chaucer, quella mi ha riso in faccia. Cioè, loro quando sentono che cosa studiamo noi, scendono dalle nuvole. Cioè, ma però su altre cose sono, come vedremo, assolutamente su un livello molto diverso. Cioè, insomma, per farla breve, lo scollamento fra la scuola e l'esistenza quotidiana all'estero è molto più ridotto, ecco. È una cultura legata al passato, come libro, grazie. Dico, l'Italia come la Grecia purtroppo sono culture legate al passato ancora. Certo, e su questo poi noi che lavoriamo in un liceo ovviamente abbiamo un'opinione particolare. Beh, però i nostri studenti ce li invidiano, la preparazione dei nostri studenti da altre parti. No, bisognerebbe integrare il passato, quello che insomma ci vorrebbe, visto anche i dati che abbiamo visto. Posso intervenire gentilmente? Certo. Allora, io sono la professoressa D'Argenio, conosco il vostro dirigente per altre ragioni e insegno all'ITTICA Santa Ferminervi, quindi è un istituto tecnico. Un pensiero, diciamo, da esterna, perché il vostro disquisire rimane nell'ambito appunto del liceo. Vorrei sottolineare
sottolineare due cose fondamentali. La Comunità Europea, sicuramente sarete d'accordo con me, ci offre grandi possibilità, ci offre un grande bagaglio su cui lavorare. Quello che manca, secondo me, ma io parlo della mia esperienza nella mia scuola, è la motivazione dei ragazzi. Mi spiego. Quando parliamo di competenza imprenditoriale, io che insegno in un tecnico economico, dove l'imprenditorialità, il marketing è alla, diciamo, il pane quotidiano, trovo nei miei studenti una specie di reticenza a, proprio a questo aspetto. Loro si aspettano a un certo punto, forse un fatto di mentalità meridionale, mi auguro di no, che non sia solo meridionale, al discorso, vabbè, ho il diploma e ho bisogno poi di un posto di lavoro. Cioè non c'è da parte dello studente di oggi l'idea che queste competenze possano essere spendibili e fruibili al di là del mondo del lavoro esterno. Cioè l'uomo che si fa da sé mi sembra un po' perso. Non so se questa, diciamo, questo mio pensiero può essere condiviso da voi. Cioè ho questa impressione, cioè che questo grande bagaglio che ci viene dall'Europa in Italia venga frenata da una certa mentalità. Va bene, poi vi farò vedere qualche esperienza in questo campo, però va detto che in Europa di entrepreneurship, cioè di educazione all'imprenditorialità, si parla e si discute e si opera da più di 10 anni. In Italia ovviamente ci sono dei casi estremamente positivi, però a livello proprio di cultura di base questo non viene assolutamente stimolato, e per tante ragioni che molto spesso non nascono dalla scuola ma da altri contesti. Certo, vedendo la cosa dall'interno di una scuola, dall'interno del ruolo del dirigente scolastico, non penso di non dire una cosa molto originale se dico che in Italia chi vuole intraprendere un'attività economica gli vengono i brividi, insomma. Cioè la burocrazia, la complessità, la mancanza di trasparenza, che è un fatto che non riguarda la scuola, è un fatto proprio sociale, generale, ovviamente su questo ha un impatto tremendo. Vorrei fare un esempio molto semplice. Durante una visita in una scuola fatta grazie al progetto Erasmus in Danimarca, hanno portato questo gruppo di persone, che eravamo noi quasi tutti dirigenti scolastici, in una scuola elementare. In una scuola elementare di provincia, quindi non di Copenaghen, dove c'era un'aula con i bambini che avevano messo i banchi lungo le pareti, stavano scalzi e stavano discutendo animatamente. Alla nostra domanda che cosa stanno facendo, la risposta è stata: stanno facendo brainstorming perché c'è un progetto. Ma qual è questo progetto? Dici no, l'associazione locale dei dentisti ha indetto un concorso a premi, con un premio di 20.000 euro da dare alle singole scuole, per stimolare i bambini a creare un'applicazione al cellulare con dei messaggi che stimolassero gli altri bambini a curare i denti per non andare a finire sulla sedia del dentista. E questi bambini stavano progettando la campagna pubblicitaria, ma questo non era un progetto così per giocare. Cioè quelli i 20.000 euro li hanno visti davvero poi. Cioè era un fatto concreto che ovviamente passa da che cosa? Da una forte integrazione fra la comunità locale, quindi gli ordini professionali, e le singole scuole. Ma e questo era fatto in maniera molto tranquilla da bambini di un'età di 8-10 anni. Ecco, questo, diciamo, su questo punto sicuramente gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno da parte dell'Unione Europea dei progetti come il progetto Leonardo e altre possibilità,
anche lì sicuramente possono fare molto. Quello che ci consola è che molto spesso noi sentiamo parlare di studenti italiani che entrano in contatto con scuole straniere e alla fine vanno a lavorare lì, cioè se li prendono subito, perché trovano terreno fertile e mettono a frutto le loro capacità, forse purtroppo molto meglio di come gli succede nel loro paese. Comunque le 8 competenze stimolano la nostra riflessione, ed è quello che poi alla fine l'Unione Europea vuole, stimolano la nostra riflessione sui i pregi e i difetti della nostra scuola, no? È uno specchio in cui noi vediamo sia i pregi che i difetti. Ora però, fino adesso abbiamo parlato di teoria, ma poi c'è un aspetto pratico che è l'intervento concreto dell'Unione Europea. È stato appena approvato il nuovo Erasmus, che durerà fino al 2027, con 26 miliardi di budget e con un'impostazione più inclusiva, più digitale e più green. È molto importante che l'Unione Europea abbia rinnovato il progetto Erasmus durante la pandemia. Sarebbe stato un segnale terribile l'interruzione di Erasmus, invece non soltanto continua, ma è stato anche potenziato. In questo momento in rete trovate tantissimi webinar che illustrano questo programma. E questo è il logo del programma Erasmus Plus. Il liceo Carlo Troia ha 2 partenariati approvati da svilupparsi negli anni 2021-2023, ma qualunque scuola può preparare appunto le proprie candidature. Perché partecipare ai partenariati europei e per sviluppare la propria professionalità? Come insegnanti, quali requisiti bisogna avere per partecipare? Questi che io illustro sono quelli che mi sento di consigliare sulla base dell'esperienza. Prima di tutto bisogna avere una disponibilità a confrontarsi con i valori fondamentali dell'Unione Europea e ovviamente credere che vi siano questi valori e che comunque vadano costruiti questi valori. Ancora ci vuole una buona dose di umiltà, la disponibilità a viaggiare nei partenariati e la disponibilità a migliorare la conoscenza dell'inglese. Questo è un fatto drammatico, ci sono tantissimi insegnanti che hanno notevoli potenziali ma che non li riescono ad esprimere perché non hanno un livello di conoscenza della lingua inglese adeguato e che è assolutamente indispensabile. Quali sono i vantaggi individuali? Prima di tutto avere dei termini di riferimento per l'autovalutazione, essere al passo con i tempi, conoscere modelli organizzativi diversi, e questo è importantissimo. Ci sono dei piccoli vantaggi economici, si previene il disagio professionale perché si ha un'occasione appunto per rinnovare il rapporto con il proprio lavoro, e poi ci sono tutti i benefici che derivano dal viaggiare. Gli studenti hanno notevoli vantaggi. Il primo è quello di aprire la mente, questo soprattutto perché nel progetto Erasmus intervengono scuole che molto spesso sono di paesi molto piccoli o di luoghi non particolarmente sviluppati. Ancora, è importante per gli studenti perché vivono un'esperienza di eccellenza in un contesto che non è né privilegiato né esclusivo. Voi sapete che ci sono programmi che costano migliaia di euro, per cui chi se li può permettere, giustamente, per carità, manda il proprio figlio in America, in Afghanistan, in Turkmenistan, in tutte le parti del mondo. Invece i progetti Erasmus sono interamente finanziati dall'Unione Europea ed è vietato chiedere contributi alle famiglie per partecipare a questi progetti. Ancora, altro vantaggio è formarsi come cittadini italiani nel contesto europeo, quindi in una prospettiva storicamente corretta.
quali sono gli svantaggi dei progetti Erasmus? Uno svantaggio sta nel fatto che bisogna fare i conti con le pratiche rutinarie delle proprie scuole, quindi con problemi di tempi e di rigidità organizzative, e poi bisogna fare i conti con la mancanza di collaborazione altrui. Molto spesso non c'è un'adeguata collaborazione da parte di tutta la scuola e quindi si opera a controvento, diciamo così. Ora, il progetto Erasmus è sicuramente una grande opportunità. Sono le 16:31 e io direi di fare una pausa, di prendere il caffè e poi parliamo più in dettaglio e più concretamente dei progetti Erasmus, cioè andiamo a vedere al di là del, diciamo, del benchmarking che l'Europa fa, che cosa succede e che cosa si può concretamente realizzare con questi progetti, soprattutto perché sono progetti che noi nel liceo Troia abbiamo e dovremo portare avanti nei prossimi 2 anni. Quindi, se siete d'accordo, ci facciamo una pausa di una decina di minuti e ci rivediamo, va bene? Va bene.